Lorenzo Galli, direttore generale del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Beh, non c'è più il futuro di una volta. Quando è nato mio papà, le conoscenze umane raddoppiavano ogni 100 anni circa. Adesso questo avviene ogni 2-3 anni. Avremo in rete, entro il 2020, 50 miliardi di apparati e una circolazione di uno zettabyte di informazioni. Significa una pila di libri che va 20 volte da qua a Saturno, più o meno. Quindi è evidente che avremo una situazione di conoscenze assolutamente imparagonabile al passato. E però avremo anche degli altri problemi. Ad esempio, entro sempre quella data lì, grosso modo, avremo 2 miliardi di persone in più rispetto all'inizio del secolo. Ogni 20-25 anni abbiamo 2 miliardi circa di esseri umani in più che popolano il pianeta. Allo stato attuale circa 1 miliardo e 8 sono privi di energia elettrica, quindi dobbiamo darci un grande affare per cercare innanzitutto di risolvere con la tecnologia dei problemi che cominciano a diventare importanti di carenza di risorse e di poter ridistribuire in modo più equo quella che è la ricchezza o comunque almeno un minimo di benessere a un'umanità che ne ha un grande bisogno, affrontando nel frattempo situazioni di carattere economico, finanziario, tutt'altro che trascurabili. Quindi diciamo che c'è un ottimo lavoro da fare per tutti.